fatto. Buongiorno. Siamo qui a nome di tutta l'opposizione, alcuni consiglieri comunali, tra cui Annazzaro alla mia destra e la consigliera ex presidente del Consiglio Emmolo, perché abbiamo incontrato il dirigente scolastico dottor Di Lorenzo, perché volevamo lumi rispetto alle conseguenze che sta determinando l'ordinanza del sindaco numero 16 del 24/2/2021, in cui parla del trasferimento degli uffici di polizia municipale nel plesso di via Bellini numero 141. Il sindaco forse non percepisce qual è il disagio di una scuola che, avendo lì 4 classi ed essendo anche il nucleo di riferimento per la protezione civile, non può d'amblè fare un ordine con la difficoltà che crea ad un dirigente scolastico. Abbiamo ascoltato, incontrato per sapere quali sono le difficoltà, perché il dirigente non è in condizione di allocare nelle migliori condizioni possibili le 4 classi che sono lì in via nel plesso di cui stiamo parlando. Noi invitiamo quindi, a nome di tutta l'opposizione, quindi dei 9 consiglieri comunali, invitiamo il sindaco a revocare o modificare l'ordinanza e innanzitutto sospendere ogni iniziativa in rapporto al fatto che fra pochi mesi finirà la scuola e quindi ci sarà tutto il periodo estivo per poter riuscire a dare una soluzione al problema. Abbiamo ascoltato le lamentele di tante mamme che hanno diligentemente definito i bambini, non sono pacco per trasferimento, ma sono delle persone che hanno le esigenze, che si sono adattati in un determinato ambiente, che hanno delle relazioni, che quindi le classi non possono essere smembrate per poterle allocare in altre classi. Peraltro c'è una pandemia che è il Covid, che impone massima prudenza anche da questo punto di vista, per cui ripetiamo a nome di tutta l'opposizione che il sindaco blocchi questa ordinanza, che trasferisca ogni ipotesi di lavoro da concordare con la direzione didattica della scuola De Cillis, ai periodi estivi dove si può veramente programmare una soluzione che sia idonea ed adeguata, senza far danno alle classi, ai ragazzi, ai bambini e il disagio alle famiglie.